Sono tornate in campo le squadre per il secondo tempo della sfida tra Dal Pozzo e Lainatese. Primo tempo che si è chiuso sul 2-1 in favore degli ospiti grazie alle reti messe a segno da Jacopo Maddaloni al 23esimo, pareggio di Maggiore al 36esimo e al 47esimo il gol del 2-1 messo a segno da Garbagnati, che per ora decide questa sfida di apertura del girone 2 di Coppa di Lombardia per la provincia di Legnano. Noi andremo a vedere ora mano a mano se saranno cambiate un po' le cose, giocatori in campo, vediamo qualche faccia nuova, adesso vi diremo. Certo, c'è sicuramente Zeraidi con il 15 per il Dal Pozzo, vediamo anche Daga con il 20, quindi rifatta praticamente ex novo la fascia di destra. Tanto prova questo primo lancio Stefanizzi, palla lunga. C'è qualcuno di nuovo anche nella Lainatese con il numero 16, Bassani. Tanto in lontananza si vedranno alcuni fulmini spettacolari, ma speriamo che restino comunque lì. Ha rinfrescato decisamente, ma è chiaro che poi con la pioggia avremo qualche problemino. Intanto Castelnuovo per Borgatti. Vediamo il terra Spitaleri, ma non c'è fallo. Abbiamo visto il metro del direttore di gara, quindi si devono adeguare i giocatori. Tanto c'è il fallo dalla parte opposta. Con la Lainatese che si riporta in avanti. Probabilmente dalle parti di Algeri che può andare al rinvio proprio sui piedi di Gadeschi, che prova ancora a dare spettacolo, questa volta però non c'è intesa con il compagno. Allora Castelnuovo per Daga, e i giocatori intanto usciti, ve li diciamo, dovrebbero essere proprio ruolo con ruolo, quindi fuori Prandini e Alberganti, come detto dentro Daga e Zeraidi a rifare la fascia destra, mentre per gli ospiti abbiamo individuato, ora c'è anche con il 14 Camardo, quindi due nuovi entrati, Camardo con il 14 e Bassani con il 16. Tanto Zeraidi a puntare l'uomo, c'è anche Daga, va Zeraidi, lo fermano in fallo laterale. Va a recuperare il pallone Daga per questa rimessa. Arriva Borgatti, finta il cross, ancora rientro per il destro, poi Zeraidi, parte il traversone proprio dalle parti di Torri, nessun problema per lui, subito il rilancio, allunga la traiettoria Maddaloni ma sui piedi di Restelli. Allora Castelnuovo, ancora il numero 4, finta il passaggio a Borgatti, poi va da Barone, dribbling, la palla filtrante per lo scatto di Spitaleri che frena, mette in mezzo Castelnuovo, il controllo, la conclusione sull'ottimo ripiegamento difensivo di, vediamo un po', rimasto anche a terra il giocatore ospite, dovrebbe essere Jacopo Maddaloni, vedremo poi. Non ha permesso a Castelnuovo di calciare nel migliore dei modi. Buona opportunità questa per il Dal Pozzo. Bella imbucata di Barone per Spitaleri.
messo un altro bel pallone invitante in mezzo. Stavolta però meno fortunato rispetto all'occasione in cui ha mandato in gol maggiore, che comunque un Dal Pozzo sembra essere più propositivo in questo avvio di ripresa. D'altronde deve provare a rimontare, tanto era Colombo un giocatore momentaneamente infortunato, nulla di grave per lui, sta già rientrando. Tanto salgono gli ospiti, il pallone che arriva a Bassani, a terra Bassani, recupera Borgatti, va al lancio lungo ma lo intercetta la difesa. Poi Barone che recupera, lo fermano però gli avversari. Poi Algeri, nuovamente per i padroni di casa, se ne sono andati i primi 5 minuti. Intanto Zraidi, doppio dribbling, non riesce a servire il compagno e poi libera la difesa con Raimondi. Il consueto cambio di campo verso Gadeschi. L'avversario però c'è lì vicino anche Sottile, che avanza sempre il numero 4, Donato, non c'è intesa però, Castelnuovo ad Agatti, io di prima intenzione per non rischiare, palla in fallo laterale. Maddaloni, poi Zraidi, contrasto tra i due, Raimondi lungo per il capitano che però non può raggiungere la palla. Parte Stefanizzi, ora Stefanizzi, largo c'è Borgatti, ancora più largo Spitaleri. L'uomo va al cross, troppo lungo però per Maggiore, palla direttamente in fallo laterale. Rimessa di Maddaloni, Jacopo, Tommaso, poi Maddaloni a lanciare Bassani, attenzione al contropiede, vediamo se riesce a chiudere Restelli, la palla termina in calcio d'angolo, può avanzare nuovamente la linea tese dopo un buon inizio. Ora sono gli ospiti che si riportano in avanti. Parte il cross basso sul primo palo. Nessun problema per Gatti. Maggiore poi al controllo, si libera bene dell'avversario, prova a far correre Zraidi, era buona l'idea, non l'esecuzione con Sottile che va al rilancio per i suoi, c'è però Restelli. Stefanizzi rilancia Barone, poi Spitaleri, lì vicino Castelnuovo. Fa salire Maggiore, arriva anche Daga, fresca la corsia di destra, va sfruttata, Daga ancora con Barone, la palla di ritorno che poi resta un po' lì, con la difesa che libera, il solito Gadeschi con eleganza, splendido dribbling, a saltare l'avversario, ancora Gadeschi, pallone poi intercettato dalla difesa. Algeri non riesce però a rinviare, ancora Gadeschi con il tacco,
arrivati, c'è lì vicino ancora il compagno, tocco sotto, intercetta però la difesa che rilancia e poi Maggiore che serve. Barone di prima cercava lo scatto di Sreidi, però alla decisamente troppo lunga. Salire Colombo. Di Sottile centralmente. C'è largo Jacopo Maddaloni. Controllo non dei migliori e la palla poi termina direttamente sul fondo. Intanto siamo al decimo. Nel corso del secondo tempo sempre 2-1 il punteggio in favore degli ospiti. Stefanizzi per Algeri. Ancora Stefanizzi. Di nuovo Algeri. Poi Barone. Restelli, buono il controllo. Fa viaggiare Spitaleri. Dribbling riuscito verso il fondo, un po' lungo il pallone, poi però lo blocca bene la difesa avversaria. Buono spunto di Spitaleri che però non è riuscito a trovare lo spazio per il cross. Allora là in attesa Gadeschi. Sottile ancora in collaborazione con Gadeschi. Poi sale Frigge. Intercetta difesa di casa, Restelli, lotta con Garbagnati, poi il pallone in qualche modo arriva a Maggiore, ma intercetta Frigge. Altro pallone filtrante intercettato dalla difesa, questa volta di casa. Stefanizzi può avanzare. Centralmente Algeri, buono il dribbling, poi Borgatti, Castelnuovo, fare attenzione perché era l'ultimo uomo, poi Daga ancora per Castelnuovo. Palla poi per Spitaleri, fermato, resta a terra, c'è il fallo. Pronto Borgatti per la battuta del calcio di punizione. Spiovente in area, spinge la difesa, poi non ci arriva Castelnuovo che però controlla, fa valere il fisico, poi siamo un po' impallati su questa azione, pallone che termina in fallo laterale. Poi Borgatti, conclusione proprio là dove c'è Torri che in due tempi fa su il pallone. La parte opposta agli ospiti, Garbagnati fa viaggiare bene il compagno sulla fascia, palla in mezzo, c'è Gadeschi, è il pallone che termina sul fondo, vediamo di chi è l'ultimo tocco perché c'era anche Daga, però dopo Gadeschi ad aver
aver toccato per ultimo. Intanto c'è un cambio, a uscire è Capitan Borgatti con il numero 8. Dovrebbe essere pronto, vediamo, con il numero 17 Canti. Siamo ormai al 15esimo. La sinistra, ancora Spitaleri, il cross al centro, siamo un po' in difficoltà con il vento che soffia forte, il bandierone di casa che ci impalla. Intanto può andare al rinvio Torri. Avanzata di Raimondi per Jacopo Maddaloni, deve intervenire a Geri. Sempre Maddaloni per la rimessa. Direttamente in area, lascia sfilare Stefanizzi, che nel frattempo è diventato il nuovo capitano dal Pozzo. Riparte ancora lui. Ancora rimessa per gli ospiti. Silenzio, siamo a un evento sportivo, bisogna guardare, non giudicare, non essere gentili, non dire parolacce. La difesa ospite che gestisce questo pallone, con Raimondi. Alla nuovamente il fallo laterale, momento di stanca della partita in questo secondo tempo. Spitaleri chiude bene però il diretto avversario. C'è però evidentemente un tocco della difesa, non lo avevamo visto, quindi calcio d'angolo in favore dal Pozzo. Spitaleri, pallone in mezzo, ultimo a toccare Algeri, palla sul fondo,
Si parte da Torri, poi Raimondi, ancora l'estremo difensore ospite, rilancio lungo questa volta, parte di Capitan Maddaloni, in qualche modo ritrova il pallone, poi va da Jacopo Maddaloni, Tedeschi, sempre lucido, il numero 11, fa salire i compagni, Colombo che poi va da Garbagnati, Ragadeschi chiede l'1-2, va a puntare Daga, recupera Zraidi, intanto abbiamo superato il 20esimo, 2-1 la inattese, con la palla che arriva dalle parti di Torri, sottile, solito Gadeschi con eleganza, cavetto sotto per Passani, ora gli ospiti con la conclusione tentata da Garbagnati, palla sul fondo, di nuovo dal pozzo, ora il ritmo sembra essere tornato un po' quello del primo tempo, molto molto lento, Castelnuovo, con il pallone verso Maggiore, trasto ruvido con il diretto avversario, non ci sono però falli, parte da Colombo, palla lunga con l'ultimo tocco che dovrebbe essere ospite, infatti la rimessa in favore dei padroni di casa, ancora Bassani per la linea tesa, Castelnuovo a intervenire, con Stefanizzi per Estelli, Spitaleri, buona la finta di corpo ma non lo molla l'avversario, poi si trattengono, il fallo è di Spitaleri, c'è un momento di pausa, alcuni break quando siamo al 24esimo, un paio di minuti per rinfrescarsi per i giocatori in campo, you
fermi i giocatori a bordo campo, ancora qualche istante prima di riprendere il gioco. Intanto scongiurate eventuali piogge, tira comunque una piacevole brezza. E però, come detto, si è un po' tornati a quello che era il canovaccio del primo tempo. Non ci sono conclusioni, ritmo piuttosto blando, e il problema ovviamente per il Dal Pozzo che deve recuperare quantomeno un pareggio, perché è chiaro che in un girone di questo tipo una sconfitta iniziale non preclude niente, però sarebbe piuttosto pesante. Mentre tornano in campo i giocatori, dovrebbe esserci qualche ulteriore cambio. Adesso vediamo bene. Per il Dal Pozzo dentro con il 13 Coprini, si va a formare la difesa a 3 e cambiano un po' di posizioni in campo. Abbiamo Spitaleri che è venuto qui sulla destra, Zraidi a sinistra, c'è anzi la difesa sempre a 4 con Algeri che è scalato qui sulla destra e Daga è andato a sinistra, cerca di muovere un po' le pedine in campo mister Imburgia. Vediamo se anche dall'altra parte avevamo visto qualche numero di maglia nuova, adesso vi diremo. Intanto Algeri va alla rimessa. Barone, un po' di rimpalli con la palla che termina ancora in fallo laterale. Rimessa di Algeri. Ancora Algeri, Barone fermato, esce bene la linea tese con Sottile, fa correre Bassani, attenzione agli ospiti, Garbagnati verso il fondo e la palla era già uscita prima del tocco della difesa. Tanto vi dicevamo dei nuovi entrati, con il 18 c'è Mancuso in campo per la Lainatese, che è andato a piazzarsi al centro dell'attacco. Vedremo se ci sono stati anche altri cambi. Tanto un pallone che poteva diventare buono per Canti, c'era anche Maggiore, ha fatto buona guardia la difesa ospite. Recupera Daga. Va da Castelnuovo. Pallone per Zraidi, ottimo il controllo. Prova a rientrare, lo fermano però. Perso un po' il tempo sul più bello. Può ripartire la squadra ospite, Mancuso. Ne è entrato, allarga bene per Gadeschi però. Un po' troppo potente questo pallone. Zraidi, ancora Daga, non riesce a servire il compagno Ravarone che lo stava accompagnando. Intanto siamo al 30esimo, ancora 15 più recupero, le speranze del Pozzo. Canti
Erbarone, controllo difficile, può ripartire sottile, ha spazio per avanzare, liberissimo come al solito Gadeschi qui sulla sinistra, c'è anche Mancuso, preferisce andare dalla parte opposta, sottile. Ancora un buon pallone in area con la giocata di Camardo, il numero 14, che è subentrato a sua volta, è uscito bene Gatti, rilancia lungo Copreni, potrebbe partire Maggiore, vediamo se riesce a beffarne due, la palla che resta lì e Torri che va a terra ma non c'è fallo, Maggiore che mette in mezzo, ci arriva Barone, incredibilmente salva tutto sulla linea. Giocatore della Line Attese, clamorosa occasione questa per il Dal Pozzo. Al 32esimo. Grande giocata questa di Maggiore che recupera un pallone, sembrava impossibile, poi Barone ruba il tempo all'avversario ma ne arriva un altro che proprio sulla linea salva. Ora libera la difesa ma ancora in calcio d'angolo. Si ripete ancora dalla bandierina. Parte il cross troppo lungo. Buona ancora però la palla per il padrone di casa. Cross nuovamente al centro. Questa volta sul secondo palo. Ha provato di testa. Sempre Barone. Tanto altro cambio per gli ospiti. Dentro Brindani con il 13. A uscire questa volta è Jacopo Mataloni nel numero 3. Brindani che si va a piazzare, vediamo, al posto del compagno, intanto ridistribuiti anche i giocatori ospiti, vediamo Camardo che è venuto qui sulla sinistra, tanto Maggiore, pallone ancora buono, prova l'azione personale Maggiore col tiro fermato in qualche modo, palla che resta viva, recupera palla Daga. Ancora per Copreni. Zraidi, palla che rallenta un po', soprattutto nel mezzo, erba piuttosto alta. Tanto ancora Dal Pozzo, Barone. La palla di ritorno per Castelnuovo non è ottimale, ma ancora Castelnuovo. E fa viaggiare Canti, ma c'è l'anticipo della difesa con Frigge. Ancora buona per il Dal Pozzo, Zraidi, Castelnuovo un po' lungo, pallone di ritorno. Poi Stefanizzi, tutto solo a controllare. Ora prova a forzare i tempi il Dal Pozzo dopo l'occasionissima di 3 minuti fa. Copreni. Zraidi a far viaggiare Daga, c'è l'ultimo tocco proprio di Daga. Nuovamente gli ospiti
un Raimondi, chiama in causa Torri. Siamo sempre con te! Sottile ancora a dirigere l'operazione là in mezzo. Centralmente poi il pallone per Marabini, che nel frattempo è subentrato con il numero 17. Ha fatto esaurito i cambi, la in attesa. Stefanizzi per Spitaleri. Ora Stefanizzi va in azione personale verso il fondo, poi si ferma e trova un buon calcio di punizione. Ancora 9 minuti da giocare sul cronometro, più recupero, sempre 2-1 il punteggio in favore degli ospiti. Dal Pozzo che ora riempie l'area. Pronto Barone per la battuta. Vuoi sapere perché? Vuoi sapere perché? Parte Barone. Pallone che spiove, resta lì. E anche questa volta pizzico di sfortuna. Siamo al 37esimo. Ce l'ha fatta Torri in qualche modo a respingere. E sfuma anche questa opportunità. Per il portiere ospite, comunque è stato efficace in questa ribattuta. Siamo sempre con te, vuoi sapere perché sei la droga più forte che c'è. Si è ancora a terra Torri. Quindi aumenta il tempo di recupero. Partita fin qui decisamente corretta, con giocatori in campo che hanno badato più a cercare di far gioco che non commettere particolari scorrettezze. Dobbiamo dire nel complesso però, come abbiamo detto, sono stati alcuni momenti nei quali i ritmi si sono alzati, ma ancora decisamente potremmo dire calcio agostano. Intanto esce bene Daga, che guadagna un fallo. Parte da Copreni, pallone corto per Zraidi, può farsi pericolosa la linea attese con Mancuso, che però fermato momentaneamente. Ancora viva la palla per gli ospiti, il cross al centro, libera Stefanizzi però proprio sui piedi di un avversario, altro cross al centro, Mancuso con la deviazione, però ci sono problemi, ha avuto dubbio che l'avversario avesse toccato con il braccio, ma non ci sono state scorrettezze. Intanto sono 40 i minuti sul cronometro, ancora 5 più recupero del Pozzo, che deve provare a gettarsi in avanti.
c'è una trattenuta ai danni di Barone. Calcio di punizione, vediamo come arriva lo spiovente in area. Parte il cross e c'è Algeri tutto solo ed era buona questa palla, era salita tutta la difesa, ma erano in posizione regolare i giocatori dal Pozzo, col direttore di gara perfettamente in linea, che ha indicato la rimessa dal fondo. Clamorosa anche questa occasione, soli praticamente in quattro davanti alla porta. È capitata l'opportunità ad Algeri, che non ha trovato però la rete. Ora gli ospiti, interviene Daga. La inattese, il pallone per Sottile, fa salire ovviamente con calma i suoi. Bassani allarga, fermato Maravini. Parte Zraidi, fermato però da Sottile. Attenzione agli ospiti con la palla che arriva in qualche modo a Gadeschi. Poi non c'è fallo, può ripartire Barone, subito lungo per la progressione di Maggiore. E lì vicino anche Zraidi, lo serve, ma interviene Colombo, ancora Maggiore. Prova il cross, sporcato però dall'avversario. Ancora due minuti più recupero. Io ti seguo, ti seguo. Può risalire la formazione ospite, bella palla per Gadeschi, attenzione al numero 11. Può andare a puntare Stefanizzi, ancora Gadeschi che poi un po' si lascia andare. Che un po' di stanchezza forse per lui, è arrivato il crampo classico, lo aiuta proprio Stefanizzi. Una gran partita Gadeschi, regalando soprattutto molte giocate pregevoli dal punto di vista tecnico, e adesso sembra proprio non farcela più. Arriva dalla panchina Borghi, che nel frattempo era uscito a dare un po' di aiuto al compagno. Intanto scorre il tempo, il cronometro che si avvicina al 45esimo, un'ipotesi dovremmo essere sui 4-5 minuti di recupero. Finita la benzina per Gadeschi. Gli altri giocatori, ovviamente tra coloro che hanno giocato tutta la partita, mostrano qualche segno di affaticamento. Intanto si rialza Gadeschi.
esce momentaneamente dal campo, visibilmente dolorante per i crampi. Allora, siamo entrati nel 46esimo, non abbiamo visto il recupero, se è già stato chiamato dal direttore di gara. In ogni caso, pensiamo tra i 4 e i 5 minuti. C'è ancora un po' di tempo per il Dal Pozzo, che le occasioni nel secondo tempo le ha avute come Barone. Canti, la finta buona per Maggiore, che va al tiro, però lo bloccano. Poi Castelnuovo, di prima intenzione, la palla che però si alza, poteva essere una bella opportunità questa. A apprezzare la finta di Canti, che ha liberato al tiro Maggiore. Molto attenta però la difesa. Intanto ripartono gli ospiti, più che altro provano a gestire, però provano l'azione. Parte Frigge che va al coast to coast addirittura, mette in mezzo per Mancuso, blocca però la difesa. Guarda che poi arriva dalle parti di Colombo. Poi Bassani alla centrale, laddove non ci sono per i giocatori rosso-blu, e allora riparte Stefanizzi. Spitaleri ancora Stefanizzi, e dietro c'è Algeri che riceve, piccolo rischio. Può salire Castelnuovo, tanto rimane di fatto in 10 la linea attesa, perché Gadeschi proprio non ce la fa più. Pallone per Castelnuovo che subisce il fallo. E qui c'è una bella opportunità da fermo per la formazione di casa. Vediamo chi si va a incaricare della battuta. Qui ci sono molti tiratori. Arriva Spitaleri. Forse metterà in mezzo, però potrebbe far ingolosire dalla posizione. Ci starebbe anche un bel tiro a girare sul primo, chissà anche a sorpresa sul secondo palo. Intanto siamo al 48esimo, una delle ultimissime possibilità. Torna in campo Gadeschi, di fatto da fermo. Intanto Spitaleri, conclusione ribattuta, può partire il contropiede degli ospiti, e qui fa durissima perché c'è solo Daga, sono 4 contro 1. Mancuso centralmente, davanti all'ottimo Gatti che respinge ancora, però la palla è buona e non riescono a insaccare. Brindani non raggiunge un pallone passato nel modo non migliore dal compagno. Quindi se la cava il Dal Pozzo, che può ribaltare l'azione. C'è ancora tempo, palla arriva Maggiore, Algeri, Castelnuovo sale, ancora Algeri, vediamo se riesce ad allargare, anzi va da Maggiore e c'è il fuorigioco. Pronto Torri a respingere, ma c'era anche il fuorigioco rilevato dal signor Avalos. Siamo al quarto di recupero. Dovrebbe esserci ancora un minuto. Intanto vediamo perché stavano dialogando con i giocatori, il direttore di gara, però non abbiamo capito se c'era del recupero addizionale. Gadeschi che riesce ancora a stoppare questa palla, poi chiedeva l'1-2 che non arriva. Allora Copreni, centralmente Maggiore, allarga per Zraidi,
Sale Coprini, Zraidi cambia dalla parte di Barone, palla sporcata dalla difesa. Maggiore che però lotta, la recupera. Intanto siamo entrati nel 51esimo. Ancora Maggiore, bisogna provare a mettere in mezzo il pallone, anche se non è facile, poca energia a disposizione. Zraidi, Coprini nella posizione certo non più congeniale, poi Zraidi, dribbling riuscito, chiede l'1-2 ma ferma tutta la difesa. Radaga, se ne va anche il 51esimo. Buono il tacco di Zraidi per Coprini. Castelnuovo, il controllo, allarga per Stefanizzi, dentro per Spitaleri, non riesce a raggiungere il pallone e proprio su quest'ultima azione si chiude, vince la Line Attese 2-1 questa prima partita del girone 2. Nel secondo tempo sì,